tempi, gli anni 60, di grande cambiamento. Un miracolo economico che al suo clou nell'insediamento a crema dell'Olivetti, destinato a scardinare assetti sociali e a mettere in crisi tradizioni, costumi, stili di vita. Un miracolo che si estende al territorio, anche grazie all'intelligenza politica di alcuni sindaci, Offanengo, Castelleone, Bagnolo, Vaiano. Un miracolo che è accompagnato da un impetuoso sviluppo dell'edilizia. Una chiesa locale che vive una stagione straordinaria, un rinnovamento radicale che investe tutti gli ambiti, dalla liturgia all'azione cattolica, dalle ACLI agli scout e perfino allo stesso seminario. Una stagione innovativa in cui si distinguono alcune figure di sacerdoti. Don Giovanni Venturelli, anima di Mani Tese, che riesce a coinvolgere giovani e meno giovani. Don Agostino Cantoni, che fa della FUCI una palestra di cultura e di formazione, conducendo gli studenti universitari a cogliere i segni dei tempi e a ricercare il bello ovunque, anche nel linguaggio cinematografico. I gruppi musicali, affascinati dai mitici Beatles e dal rock americano, vivono un'eccezionale primavera. In essa si alimenta un giovane talento, Lucio Fabbri. Alcuni giovani, per lo più appartenenti a famiglie di medio-alta borghesia, a partire dal 69, ispirati alla cultura underground americana, partono alla volta dell'Oriente, India soprattutto, alla ricerca di una vita autentica, lontana dal consumismo della società capitalistica. In fermento è anche il mondo intellettuale di Crema, che grazie all'amministrazione comunale fa dell'ex caserma Renzo Daceri un vero e proprio centro propulsore di cultura, attraverso confronti dibattiti, spettacoli teatrali, mostre. Gli anni 60, tuttavia, non registrano solo luci, ma contraddizioni, lacerazioni, tormenti di coscienza, chiusure manichee. Era una crescita rispetto al dopoguerra, non c'è stata una opulenza, una ricchezza, almeno visibile. Tant'è che Crema, voglio dire, non c'è stata espansione, non c'è stata esplosione demografica, non c'è stata e non c'è, tutto sommato prosegue la riserva dei cremaschi. Rispetto a un pregresso si stava meglio, ma questo era un fatto, credo, nazionale, generale. C'è stata una esplosione di carattere edilizio perché ancora non c'era la normativa generale sui piani regolatori e c'è stato quindi una pseudo ricchezza dovuta all'incentivo del carattere dell'edilizia che, come pensai, trascina parecchio. Da un punto di vista imprenditoriale e industriale non c'era neanche perché c'era abbastanza stasi, dove c'erano le vecchie aziende storiche, ricorderai, Olivetti e Ferriera. Peraltro entrati in crisi. Poi. Peraltro poi immediatamente eravamo alla pre-crisi, poi abbiamo visto che l'Everest, anzi non l'Olivetti, venne poi sostituita dall'Olivetti stessa con quella variante al piano regolatore. Forse giustamente perché significava anche per la città un rilancio, così fu. La verità dal punto di vista occupazionale, non completo, non totale, perché poi il riscontro venne con la predilezione dei pendolari di fare continuare a fare i pendolari andando a Milano perché avevano più prospettive e non fermarsi a Crema. La Domenico Bonaldi è C proprio come impianti petrolchimici e poi scambiatori. Yeah.
era un'azienda di livello internazionale. La reputazione della Bonaldi nel Cremasco è stata tale che a me, quando sono entrato lì, mi hanno detto è più sicuro quel posto lì di un posto in banca. Quando la Bonaldi è chiuso, c'è stata la gente che si è uccisa. Perché si identificava così genio, tanto. Molaschi, Cecco Molaschi. Era un genio. Però. Era una persona... Era il più bravo da te. Ma non solo brava, ma di un'umiltà e di una modestia che gli avevano offerto tante volte di diventare capo, capetto, lui si è sempre rifiutato. No. Questa non cosa me la ricordo. Era un era uno dei migliori, era il migliore, in assoluto. Lì è scoppiata proprio la sua disperazione. E lei era un genio della saldatura, guarda, un genio della saldatura, Cecchi Molac. Era bravo. No. La Bonaldi ha rappresentato un po' come certe cose della Olivetti, di altre, della Canavese. C'era un orgoglio di partecipare alla produzione di certe cose. Quindi la chiusura della Bonaldi è stata veramente uno spreco enorme. Risorse. È la storia poi di una bella parte, no, del movimento operaio, sindacale, ma non solo sindacale, anche politico. Perché io mi ricordo anche il bellissimo rapporto che poi nello sviluppo c'è stato tra i compagni comunisti e i compagni socialisti. No? Ma dentro la fabbrica le contrapposizioni tra i partiti mica venivano vissute come a livello nazionale, che c'era lo scontro, Monelli, mi ricordo. No, lì le cose, ma anche con i cattolici. C'era l'esigenza di costruire un qualcosa, ma che non fosse la commissione interna, ma che guardasse di più problemi anche fuori dalla fabbrica. No? Cominciava a sentire l'esigenza di superare la commissione interna. Però fino al 68 la commissione interna era l'unica riconosciuta dal padrone. Negli anni 60... E si facevano le riunioni dei lavoratori, si andavano all'osteria più vicina alla fabbrica. Non si entrava in fabbrica, allora l'indicazione era a noi sindacalisti pur di prendere denunce, si entra in fabbrica comunque a fare assemblee. C'erano queste difficoltà, avere il contatto con i lavoratori. Perché in fabbrica non si poteva andare. Mi ero avvicinato alla fabbrica e il proprietario era uscito col cuscino. Non dico il nome. Ed è ovvio che questa difficoltà era nazionale, non solo a Cremo ovviamente. E perciò ed è questo che ha spinto creare una legge che desse delle possibilità al sindacato di avere più contatto con il lavoratore. Infatti dopo, quando è nata la legge 300, si poteva andare in fabbrica. Praticamente superiamo la commissione interna. E è l'inizio del superamento della commissione interna per costituire i consigli di fabbrica. Come funzionalità era molto meglio avere il consiglio di fabbrica delegati in una grossa azienda, parlo, perché si scoprivano, si individuavano e si affrontavano i problemi. O alle presse c'era una rumorosità particolare, o nel montaggio c'era un carico di lavoro più eccessivo, c'erano le tagliarine dei settori della macchina da scrivere, era molto rumorosa, si interveniva subito. Portavano i problemi e noi li portavamo in direzione. Si passava dalle commissioni interne che erano fatte in genere di due persone, due, quattro, né una, perché era in relazione alle presenze, ma si parlava di cinque persone e siamo arrivati a dei consigli di fabbrica che arrivavano sulle 15-20 persone anche. L'integrazione, l'unità tra impiegati e operai, no? Che si era realizzata in Bonaldi, io poi sono andato a lavorare nelle fabbriche milanesi, non era così. Dopo un periodo di stasi nelle fabbriche inizia un certo risveglio che culmina poi nelle battaglie dell'autunno caldo.
come organizzazione, diciamo, la CISL era organizzata in questo modo. Crema era autonoma praticamente da Cremona. Quando c'erano i congressi veniva eletta la segreteria, c'era segretario e segretario aggiunto, non era vice segretario ma era segretario aggiunto, e il segretario aggiunto reggeva Crema. Era un po' il tutto fare, Maroli, loro, e nell'agricoltura c'era un certo Macalli, Macalli di Madignano, erano i tre che curavano un po' tutti i settori delle categorie. Era nata la necessità di dividere le categorie, di mettere un funzionario in ogni categoria, perché non era più possibile che un unico funzionario seguisse tutte le categorie. Quali erano le categorie più? Allora era la terra, l'agricoltura, che era la categoria più, anche più ricca, come. E poi c'erano i metalmeccanici, ovviamente. La Federbacianti era l'organizzazione più rappresentativa sul territorio, aveva quasi la stragrande maggioranza di iscritti sia nelle campagne che nei paesi. L'organizzazione branciantile si reggeva sulla Lega e sul Capolega, questa era l'ossatura del sindacato. Il nostro lavoro consisteva proprio nell'avere contatto diretto con i lavoratori. Cosa significava lavoro agricolo in cassina? Il salariato fisso entra nella cassina a lavorare, di solitamente col famoso San Martino, ha un contratto biennale. Il suo contratto è legato al diritto di rimanere in cassina, era legato al lavoro di stalla. La famiglia si collocava in una casa solitamente umida, malsana, che magari aveva ancora i vetri rotti, no? O la carta che coprivano i vetri rotti. Il sindacalista che doveva tutelare quel lavoratore si poneva non un solo problema, che può essere quello per l'industria, il lavoratore che entra in azienda, il suo contratto. C'era anche la casa, la situazione della casa, la mutua e diritto alle cure mediche, quindi al medico. Quel lavoratore entrava in stalla a lavorare con il problema familiare lì accanto. Che tipo di rapporto poteva essere questo quando l'azienda dice al lavoratore o fa capire al lavoratore: ricordati che il contratto termina fra 2 anni, può essere rinnovato, altrimenti sarà San Martino un'altra volta e te ne andrai. La nostra presenza era voluta dal lavoratore come necessità anche per il disbrigo di tutte quelle pratiche che quel sistema arretrato e precario comportava. Questa era la realtà di allora. Il culmine in agricoltura arriva col 1960, poi col 1961 la grande battaglia contro le disdette, che in provincia di Cremona ha voluto dire migliaia e migliaia di licenziamenti. Disdetta vuol dire licenziamento e vuol dire esodo, fuggono dalla provincia e fuggono dall'agricoltura. Certo che poi comincia a esserci la meccanizzazione spinta nell'agricoltura che portava a ridurre abbastanza sostanzialmente la occupazione nel cremasco. Usciti dal dopoguerra c'è stata man mano una rinascita lenta. Perché dopo la guerra c'era una gran miseria, certo. Però man mano la città si sviluppava e cresceva. È arrivata una prima botta nel 1955 con la chiusura dell'edificio, sì. E ha messo sul lastrico 1200 famiglie. Sì. Dalle ceneri dell'edificio si sono sviluppate tante piccole attività. È cresciuto anche un certo interesse, un piccolo benessere. Man mano che c'era lavoro, man mano c'era un po' di benessere.
Alcuni sì. si sono messi in proprio ovviamente perché nasceva questo spirito di indipendenza, il desiderio di mostrare di quello che avevano imparato, rendersi autonomi insomma. Sono nati da lì i primi grandi numeri delle nostre associazioni. Che le tre confederazioni, sia l'autonoma, sia quella di Cavallini, come si chiama? La CNA e la Libera, hanno lavorato e hanno portato e hanno fatto, si capisce che hanno lavorato anche assieme da Roma. Sì, sì, sì. Per avere questa mutua e la pensione, no, non solo la pensione, la malattia. Tutte e tre le confederazioni facevano capo al vertice che era il Confartigianato a Roma. Nello spirito dello statuto all'inizio era solo artigianato, poi negli anni ci si è allargati anche a piccoli commercianti. Ho cominciato a lavorare qui come artigiano e nell'associazione quasi subito, prima nella Libera e poi quando si è formata la CNA, sì. Ci sono state, è vero, queste scissioni che poi sono continuate anche. Perché a noi non ci garbava di avere chi ci avesse a dire quello che avevamo dovuto o dovevamo fare nel nostro territorio. Ed è da lì probabilmente che è nata la scissione. E poi abbiamo cominciato a ragionare bene, a pensare un pochino, diciamo così, agli interessi della categoria, è vero, e dire ma qui stiamo lottando in tre di fronte ad un unico obiettivo, no? Con un terzo delle nostre forze, perché uno entra da una parte, l'altro dall'altra, perché non proviamo ad associarci su questo problema, presentarci assieme? E siamo arrivati a oggi, è vero che insomma si discute, si parla, si tratta non più da partiti, da associazioni, è vero, con una certa... Sì, il problema è uguale per tutti. Tutti gli artigiani. E a Crema invece era la più forte, ecco, la Libera. La Libera, forse anche adesso, a Crema ne è. Un gradino molto pesante che ha dovuto subire l'artigiano è stato quello della introduzione, ed è una cosa naturale, è stata una cosa normale, dell'IVA. Quando ci è arrivato addosso l'IVA, è vero, abbiamo dovuto prenderci un consulente. Noi non avevamo mai avuto bisogno del consulente. Perché, no, ma no, no, perché allora si lavorava, è vero, il postino passava una volta alla settimana. Le carte che arrivavano erano tre bollette, che era quella della luce, quella del gas e l'importo generale sull'entrata. Era il 2 per mille, sì, mi pare, che era bassissima, no? Che era quasi facoltativa. C'era da poco da tassare sugli artigiani allora, è vero, perché si campava per vivere. Nella mia attività di pasticceria, gelateria e caffè, fino al 1967, non c'è mai stato un giorno di festa, erano 365 giorni lavorativi. Per quanto riguarda il tempo libero, io mi ricordo che si lavorava fino alla domenica mattina, a mezzogiorno, alla una, e quando siamo riusciti di chiudere alla domenica mattina, mi ricordo che è stato un passo avanti, che avere la domenica libera, poter andare via al mattino, tornare alla sera. Sembrava di essere arrivati in paradiso, no? Ma era scoppiato il boom economico, la gente dopo il lavoro voleva, dopo un certo giorno di lavoro voleva andare in giro, spendere i quattro soldi che avevano guadagnato. Tenga presente aprirsi, che siamo quasi all'arrivo del 68, no.
sono giunto quindi quando le Acri già vivevano da 12 anni, in modo particolare come vice assistente per i giovani, quindi è nato un po' Gioventù Acrista lì, no? Venivo dal mondo del lavoro, sapevo cos'era la fatica per i lavoratori della terra e aver vissuto la mia esperienza di primi anni di sacerdote dentro in un movimento di lavoratori mi è stato veramente prezioso. Nel 65, dopo che Don Monsignor Mussi era passato parroco a San Bartolomeo dei Morti, io sono diventato assistente e lo sono stato fino al 71. Dopo la scissione dell'MCL ho finito col 71. Le Acri erano andate sempre più impegnandosi su problemi sociali e politici e quindi era giusto che la Chiesa non fosse coinvolta per la loro libertà. È stata la scissione meglio riuscita purtroppo per noi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia. Noi siamo riusciti a salvare soltanto il circo di Santo Stefano presieduto da Bergami. Ma per capire un po' il clima della situazione, noi come Acri avevamo le tre famose, se ancora sono famose, fedeltà, alla Chiesa, alla democrazia e ai lavoratori. Nello stesso periodo sono venute alcune cose all'interno del movimento che già davano il sentore di un qualche cosa che stava cambiando. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato al convegno di Vallombrosa. Si era ipotizzato una società socialista. È evidente che era tutto un subbuglio. Tutte queste turbulenze, dicevo, si sono ripercosse anche all'interno delle Acri cremaste e alla fine, tra il 71 e il 72 di quegli anni, alla fine quasi della presidenza della signora Garrobelli, è avvenuta la scissione. Io l'ho vissuto una sera che sono venuti nel mio circolo i dirigenti che erano, diciamo, coloro che volevano fare la scissione, no? Sono venuti perché erano convinti che anche Santo Stefano sarebbe passato con gli altri circoli, perciò sarebbe diventato MCL. Loro avevano già fatto i conti con i parroci che avevano in mano questi circoli, perché erano tutti in pratica curati da questi sacerdoti. Quando sono venuti nel mio, lì ho visto, no, che in pratica la scissione era già stata fatta a tavolino. Non voglio dire che ci sono stati dei sotterfugi, però in verità ci sono stati. Noi abbiamo scritto inconsapevolmente forse un piccolo tratto di storia, perlomeno cremasca, insomma. E per quanto riguarda le tre fedeltà, anche qui forse inconsapevolmente, abbiamo modificato una delle tre fedeltà, invece della fedeltà alla Chiesa, fedeltà alla nostra fede, perché noi abbiamo sempre fatto quello che abbiamo fatto, convinti di farlo perché eravamo e siamo cristiani, e siamo più che cattolici, perché siamo cristiani. In quel periodo storico Gioventù Acrista ha fatto il suo exploit crema. C'era praticamente il movimento femminile delle Acri e c'era Gioventù Acrista, i giovani, che era prettamente maschile. Intorno a quegli anni 62-63 si è cominciato ad avvertire l'esigenza a livello nazionale creare un gruppo che fosse di giovani e quindi, siccome già cominciava a cambiare tutto, siamo negli anni poi del Concilio, si era pensato di mettere insieme le due parti, maschile e femminile. A Cascia si è costituita Gioventù Acrista Nazionale. La cosa importante che aveva fatto arrabbiare i dirigenti di allora, che poi sono diventati MCL, è stato quando noi abbiamo fatto il nostro congresso, non mi ricordo più su che tema, avevamo fatto lì in Duomo, avevamo invitato tutte le forze politiche, dal PC in giù e dal PC in su, e questo ha fatto molto scalpore. Era bello che tutti i giovani partecipassero come noi magari potevamo andare da loro, no? In questa nostra apertura ecumenica, no? Eravamo molto avanti, no? Eravamo molto avanti.
più che un cambiamento c'è stata una continuità, almeno nella Chiesa cremasca come io l'ho vissuta. Perché? Perché per nostra fortuna abbiamo avuto dei maestri che in un certo senso avevano anticipato il Concilio. Io penso che la fortuna della Chiesa di Crema è stata quella di una grossa continuità fra il preconcilio, il concilio e il postconcilio. Sicuramente si può parlare di continuità, tenendo presente che effettivamente la JAC era un luogo abbastanza particolare, di una certa intensità. Noi, essendo giovani, non capivamo mica bene quali fossero i problemi adulti, no? Né prima, quando c'erano le assemblee dell'Azione Cattolica in cui ci trovavamo tutti, no? E anche dopo il concilio, i primi consigli pastorali, che erano molto, molto vivaci, molto intensi, si trattava di impostare, cioè di chiarire quale fosse il nucleo dell'impostazione pastorale, no? Per noi doveva essere la comunità, per tutti gli adulti doveva essere la famiglia. A noi allora loro sembravano un po', come dire, un po' vecchiotti, un po' indietro, ecco, a distanza di qualche decennio, riflettendoci, ma cioè, probabilmente anche loro avevano delle buone ragioni. Il concilio è a 16 anni, l'incontrare Don Zeno Bettoni, tutta una serie di personaggi dell'epoca, per me era entrare in un clima nuovo che rispondeva all'esigenza di uno studente, di un ragazzo di 16 anni, di mettere in discussione la propria educazione. Per cui per me il concilio è stato veramente una ventata di novità che corrispondeva alle mie aspettative. E mi sono reso conto, nel giro poi di pochi anni, che il cosiddetto periodo della contestazione, che secondo me è riduttivo per dare un nome a quel periodo, quindi seconda metà degli anni 60, come scrisse opportunamente Don Agostino Cantoni, che poi ho incontrato nella FUCI, fu una delle radici di quanto avvenne nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Fu il momento clou nel quale la scelta religiosa venne assunta come scelta di tutta l'Azione Cattolica. Ma voi potete immaginare che i promotori erano stati Gioventù Cattolica e anche Gioventù Femminile, e poi naturalmente il movimento della FUCI, dove c'erano i cervelli pensanti, ecco. Nell'aspetto strettamente ecclesiale, chiamiamolo così, scatta anche l'esperienza del 68, per cui diventa difficile, se non impossibile, separare le due cose, cioè il 68 gioca sul concilio e il concilio gioca sul 68. La cosa è nata in seno alla FUCI, ma però questa idea di utilizzare il cinema per conoscere la società, per conoscere il mondo, è uscita dall'ambito semplicemente fucino, si è allargata anche alla città, e sotto l'impulso dei cattolici sono stati fatti dei cineforum. Anche tecnicamente ci eravamo preparati per poter leggere quello che il film diceva veramente, cercando di non farci ingannare da film che magari potevano apparire anticristiani, ma che invece avevano uno spirito cristiano. Capivo che i grandi registi del tempo, tutti, no? Visconti, Fellini, Antonioni, lo svedese Bergman,
no? Zeller non è cattolico, insomma, però i problemi che poneva potevano interessarci, anche se non erano visti secondo la nostra ottica, però ci potevano aiutare a correggere, magari li prendevamo come spunto per correggerne le distorsioni, mettiamo. La causa principale della morte del Cineforum è stato l'avvento della televisione. Cioè, la gente con la televisione ha cominciato a stare in casa, a non uscire, quindi le sale cinematografiche dei paesi, delle parrocchie, hanno chiuso perché non avevano più, non avevano spettatori, e quindi si è andata morendo questa abitudine anche dei cineforum. I nostri maestri erano il nostro faro a cui si guardava, si ispirava, ed erano a Crema Martini e Dallo e Barbaro. Il maestro in un certo senso per noi di vita è stato Carlo Martini, fuori dubbio, il quale aveva già esperito una varia attività e vissuto largamente all'estero anche prima della guerra, perciò arrivava qui con un bagaglio di nozioni, di cognizioni, di sapere che noi non potevamo avere, perciò è stato utilissimo. A Mosè Dallo, che è stato, diciamo, il punto di riferimento della cultura, del nascere della moderna cultura cremasca, la mente di Dallo si è rivolta immediatamente e decisamente alla possibilità di dotare Crema di un centro culturale. In questo centro poi, appena è stato possibile aprirlo e metterlo in funzione, si sono attuate le prime nostre mostre personali, insomma, ecco. Questo è avvenuto proprio negli anni 60. Io ragionavo come ragionava Carlo Martini. Carlo Martini diceva sempre: io quando mi metto davanti, mi metto vicino al cavalletto e faccio il mio paesaggio, io cerco di essere me stesso. Questa è la migliore arte. Punto fermo era il disegno e il colore, che è la base di tutta l'arte. Il primo esordio qua a Crema è dal 62-63, a cavallo. E lì fu lo scoppio della mia prima mostra, che ebbe una risonanza addirittura nazionale. Esposi un nudo, apriti al cielo. Poi naturalmente questa fu una cosa lì, ma la mia evoluzione avvenne dopo. Dopo ebbi modo di ritornare sui miei primi passi, vedendo a Milano, alla Permanente, una grande mostra di Pietro Nigoni, e da lì ho capito che la mia via era il realismo. Però, ecco, il mio realismo non è un realismo che è fine a se stesso, ma nel mio realismo ho sempre cercato un qualcosa che va oltre l'illustrazione. Non ho mai fatto l'illustrazione io. Io ho sempre fatto un realismo magico e un realismo evocativo, che vuol dire che il mio realismo non finisce con gli occhi. Tu guardi l'opera, la vedi e basta, non ti dice più niente domani. No, è come la musica. La musica, se tu l'ascolti oggi, un brano di musica alto, l'ascolti oggi, l'ascolti domani, ti rinnova ancora il piacere di sentirla. Così è la pittura, così è tutta l'arte. Il mio segno era dare come una sorta di meraviglia che mi stava prendendo, come qualsiasi bambino in genere, perché continuiamo a vedere queste cose dei primordi fino ad oggi, una sorta di percezione estremamente importante, no? Che tu hai, che è il piacere, no? Il piacere di segnare e di disegnare, dare a questo segno una sua opportunità
in qualche modo formale, e il mio riferimento fantastico è la chiesa di San Bernardino in città. Incontravo quelli che io chiamo quegli esseri che in qualche modo, portando lo stesso nome che io portavo, mi catturavano. Io mi chiamo Angelo e gli esseri erano gli angeli. Il senso del volo, il senso del cielo anche, direi, è sempre stato un elemento che poi anche in seguito ha costituito nella mia stessa pittura immagini di volo e anche immagini di cielo della situazione. Io abitavo in centro, via Vescovato, lì vicino c'era lo studio di Martini, del pittore Martini. Prima ancora di vedere lo studio Martini ho sentito l'odore dello studio Martini, l'essenza di trementina, l'odore dell'olio. Questo era già un'attrazione molto potente. Secondo me i riferimenti che ci sono stati, un artista di cui ho una grande stima è Giannetto Biondini e Carlo Fayer, personalmente, ritengo che siano state le figure che ci hanno preceduto così, e che ci hanno in qualche modo ispirato. E a Crema non c'era, e nel nostro territorio non c'era nessuna scuola d'arte se non quella del castello, o meglio della Rocca Sforzesca di Soncino, dove insegnava il professor René Ferrari. E allora con un gruppo di amici ci dirigiamo in quella realtà e ci formiamo in quella realtà. Per me è stato un istinto avvicinarmi alla pittura negli anni 60, 65, eccetera. E il primo contatto con l'ambiente pittorico è stato quello di Soncino. E devo dire che il professor Ferrari era un catalizzatore, ci stimolava e lì abbiamo imparato un po' il mestiere. Poi ognuno di noi ha fatto la propria strada. Io ho fatto le prime collettive nel 65, poi nel 70 ho fatto la mia prima personale. Sono stato molto all'estero, ho guardato, sono stato per esempio a Toulouse per vedere l'Utrecht, per poi andare a fare esperienze sulle orme di Gauguin a Pontavent, sulle orme in Provenza di Van Gogh, eccetera. Poi dall'80, quando ho fatto la scuola di grafica con Riccardo Licata a Venezia, mi sono rimasto molto lì. Lì ho incontrato altri pittori milanesi come Consadori, eccetera, e lì ho iniziato a lavorare e è partita da lì, insomma, il mio cammino pittorico. Mi piace quelle cose qua di Creone, mi ricordo i sassi, il sole, margherite sul campo di Marte. Non sono neanche un grande visitatore di musei, così io ne ho visti da piccolino, mi piace l'arte antica. Ho visto di sfuggita la Gioconda, conosco meglio i quadri altiversi qua a Crema. Niente, facevo Marameo qua a Crema, facevo degli happening, queste cose qua. Questo qui è lo scherzo del mondo, voglio dire, che intanto ti avviene una cosa, che noi siamo convinti di cambiare il mondo, di far questo, di far quello là, esistono degli sfidanti esterni che lo tirano in bilico, da qui nasce il Marameo, quindi si tenta di fare una nuova narrazione possibile anche attraverso i sistemi mediali. Si tratta di inventare una nuova favola, il tentativo dei personaggi virtuali è quello di mettere insieme una favola credibile. Credibile perché anche la società civile è una favola, deve essere credibile. Insomma, era una città di provincia che aveva evidentemente una propria necessità di essere attraverso la propria soggettività e questo mezzo per quanto riguarda noi, in questo senso. Il teatro come momento di, come si potrebbe dire, di
rottura, il teatro che ti mette uno stimolo al cambiamento, io l'ho capito davvero quando a Crema abbiamo fatto nascere Teatro Zero. Sono arrivata a Teatro Zero che avevo 24 anni, quindi avevo già alle spalle 2 anni di piccolo teatro, avevo già alle spalle 4 anni di università, insomma anche tutta la mia vita, anche la mia vita personale, privata, come la vita degli altri, era un pochino comunque cadenzata, insomma, sulle scelte che facevamo con il teatro. Siamo nati e cresciuti in una città di provincia dove l'incontro con le cose avviene generalmente attraverso l'incontro con le persone e con l'educazione proprio emotiva, il sentimento, l'amicizia, la condivisione, la curiosità dell'appropriarsi anche delle cose e della vita degli altri, no? Io credo che nel nucleo di Teatro Zero, soprattutto quando poi abbiamo incontrato anche Carlo Rivolta, che anche lì è stata un'esperienza estremamente importante, sia da un punto di vista proprio nostro, di crescita del gruppo, sia da un punto di vista umano, dicevo, in molti di noi la ragione profonda era l'amore per il teatro, era la voglia proprio di andare avanti a cercare un linguaggio, a cercare un modo di essere nel mondo del teatro, che ci portava di conseguenza ad accostarci a tutto ciò che il teatro ci portava ad incontrare. Era un mondo estremamente stimolante.